Eccoci qua di nuovo in diretta 22:35. Se vince il sì l'Italia sarà più forte, questo ha detto Matteo Renzi parlando alla folla in Piazza della Signoria a Firenze. Siamo stati collegati, abbiamo seguito ampi stralci di questo discorso che avrà deluso chi si aspettava annunci così sciocco o roboanti, specie per quanto riguarda un'eventuale vittoria del no. Ci si aspettava che Renzi dicesse se restava, se se ne andava, se se ne sarebbe andato, ma non ha, su questo non si è pronunciato. Quindi diciamo Nico Rosberg ha lasciato la Formula 1 purtroppo e Matteo Renzi di annunci di questo genere stasera non ne ha fatto. Di questo passo l'Italia sta diventando un grande hub profughi d'Europa, altro che locomotiva d'Europa. Abbiamo visto anche il servizio sul Consiglio di Stato che ha sospeso la riforma delle banche popolari. Montagnoli, allora, cosa ne pensa di quanto ha detto Renzi stasera a Firenze? Ma Renzi penso che faccia, sta capendo che agli ultimi giorni da Presidente del Consiglio, perché lunedì andrà a dimettersi, perché vincerà il no. Il no dovuto a come è stata impostata completamente questa riforma, a danno dei territori. E l'esempio è, per quello che riguarda il nostro Veneto, la clausola di supremazia, il togliere le competenze, il fatto che alla fine i territori non contano assolutamente nulla, perché chiaramente è anche un voto politico, perché l'ha trasformato lui in un voto politico. È lui che ha parlato dei migranti. Ed è un problema che nella nostra regione è sentitissimo, perché effettivamente una riforma costituzionale che si poteva fare assieme, perché nessuno qui dice che questo paese non ha bisogno delle riforme, anzi le avevamo fatte, si parlava della devolution, per quello ho chiesto come ha votato oggi chi PLC, per oggi quello che è colui per il cambiamento. Sì, la devolution, io non vi ho interrotto, la devolution prevedeva il taglio dei deputati e dei senatori, prevedeva delle competenze a livello locale, prevedeva l'inizio del federalismo e voi oggi che siete qui per il cambiare siete quelli che alla fine avete votato contro. Per cui oggi abbiamo una sfida, la nostra regione ha 20 miliardi di residuo fiscale, vogliamo mantenere il servizio per la nostra gente, non capiamo perché siamo trattati diversi ed ammessi in Costituzione rispetto al Trentino Alto Adige. E se vogliamo vincere la sfida dell'autonomia, è quello che ci mette in Costituzione la supremazia, questo ce lo impone in maniera definitiva. Si voleva dare un messaggio. Abbiamo chiesto, come Regione Veneto, l'ha chiesto il Presidente Zaia, facciamo un referendum sull'autonomia insieme a questo governo. Non ce l'ha consentito. E i veneti spenderanno 14 milioni di euro. Spenderanno 14 milioni di euro per questo. Per cui se la sanità, se il turismo, se l'ambiente verrà gestito da Roma, faremo la fine della Calabria. È questo che i veneti devono decidere in questi due giorni. Se vogliono essere autonomi, se vogliono avere delle speranze nel futuro, il no è l'unica soluzione. Dopodiché Renzi si dimette e con lui Alfano, maggior responsabile della gestione pessima di questa immigrazione, e si farà, speriamo velocemente, una legge elettorale che vada al voto, porti al voto questo paese. E questo è quello che noi chiediamo continuamente. E le idee ci sono per cambiare la gestione di questo paese, lo dobbiamo alla nostra gente. Noi vogliamo essere uguali degli altri. E invece qui alla fine, con questa riforma costituzionale, chi andrà più in difficoltà saranno le regioni ben gestite, le regioni virtuose. Abbiamo 1,5 miliardi di euro in cassa che non possiamo spendere. I vincoli che ci pongono questa riforma costituzionale sarà un punto di non ritorno. È uno spartiacque. Domenica, è veramente uno spartiacque tra una riforma centralista e chi vuole autonomia e chi vuole federalismo. È quello che succederà. Allora, Pellicani allora, voleva replicare. Sì, direttore, poi qui bisogna fare un po' di chiarezza, però intanto dire, non l'abbiamo ancora detto, che questa riforma va a toccare la seconda parte della Costituzione, non tocca la prima parte della Costituzione, cioè quella dei principi fondamentali, dei valori della Costituzione, ma tocca la seconda parte, in particolare il titolo primo e il titolo quinto, cioè quello relativo al Senato e quello relativo al rapporto Stato e Regioni. Quindi la parte relativa all'organizzazione dello Stato, no? La parte che deve, come dire, adeguarsi un po' ai tempi che cambiano. Prima ci avete accusato di aver votato contro
il referendum sulla devolution. Quello non era un referendum sulla devolution, quello era il referendum, come adesso andiamo a votare il referendum sulla proposta di riforma fatta dal governo Renzi, a quella l'aveva fatta il governo Berlusconi, che prevedeva di fatto il cambio della forma di governo, cosa che questo referendum non tocca minimamente. Lì si andava a votare di fatto per un premierato, cioè per la trasformazione di uno Stato in senso federalista, presidenzialista. Presentatore di scioglimento delle Camere, esatto. Ora, questa è una cosa totalmente diversa, questa parte non viene assolutamente toccata dalla riforma e dal referendum che andiamo a votare domenica prossima. Andiamo a votare solamente per riorganizzare meglio le cose e certo per velocizzare, dare risposte certe, in tempi certi ai cittadini. Voi avete preso, gli amici del no in questo confronto hanno preso in esame solamente la parte relativa al rapporto Stato-Regioni. Stato-Regioni che dopo il 2001, dopo il referendum del 2001, dopo la riforma del 2001 andava rivisto, andava rimesso a posto. Perché? Scritto qua. Perché in 15 anni, forse non l'hai letto. L'ho letto, in 15 anni le competenze concorrenti avevano di fatto portato a una conflittualità permanente dello Stato e Regioni. Questa la riforma riequilibria e apre le strade, secondo me inizia un percorso in senso federalista, non lo chiude, lo apre e lo inizia. Allora, Scarabelli, poi torniamo dalla Giovanna, andiamo dal sì o no. Abbiamo detto che sì, questa riforma è diversa da quella che aveva proposto Berlusconi. Di fatto, quello che dicevo prima, che bisognerebbe smetterla di prendersi per in giro, è proprio questo. Almeno Berlusconi ha avuto chiaramente la faccia tosta di dire io voglio questa cosa qua. Renzi invece di fatto lo fa, però ti dice che non lo fa. È questo che io mi sento preso per in giro, perché non puoi tenere in piedi un Senato che mantiene in piedi i costi fissi di quella struttura e poi dire a Matrix, l'altra sera l'ho ascoltato, che di fatto non conterà niente. Ma toglilo, perché devi tenere 100 persone per fare gli stessi giochini di palazzo che adesso ti permettono di cosa? Di fare una riforma con i voti di persone che prima stavano all'opposizione, poi passano in maggioranza su 47 articoli. Perché non hai messo il vincolo di mandato? Perché quello no. Quello sarebbe stato un vero cambiamento, che è quello che ha tenuto affossato l'Italia fino adesso. Persone che venivano elette per stare in maggioranza, che poi passavano all'opposizione, persone che sono state elette per stare all'opposizione, passano in maggioranza e a seconda di come ti compri le maggioranze variabili, alla fine tutto resta fermo come prima. Le riforme servono e servono come l'aria, ma non queste finte riforme. Non è la Costituzione che ha tenuto bloccato il Paese fino adesso, è la politica fatta in questo modo qua, e questo non verrà cambiato né così né tanto meno con no. Questo resterà come prima, anche così, non è un cambiamento, questo non è un cambiamento, perché il brutto vizio della politica di prenderci per in giro, questo resterà, perché di fatto è stato proposto da chi? Da quello che è andato là dicendo no, tranquillo, Enrico stai sereno, il giorno dopo. Io da questo non mi fido. Senatore, senta, si parla spesso di deriva autoritaria, no? Questo combinato disposto tra riforma costituzionale e italico, ma in sostanza un premio di maggioranza, un enorme vantaggio di chi vince a scapito, si dice, di una maggiore democrazia, no? E così c'è il rischio che ci possa essere una... Rispondo subito, però prima volevo fare una precisazione. Prego, prego, allora, prego. Intanto sulla sanità non cambia nulla praticamente, perché sono riportate tale quale le competenze che ci sono adesso, quindi la sanità veneta con la sua eccellenza potrà star lì e potrà lavorare sempre meglio. La clausola di supremazia, guardate, vi faccio un esempio tanto per capire il senso. Io faccio parte di una commissione di Palazzo Chigi che lavora sulla violenza, sui dati, in particolare la parte statistica, sulla violenza alle donne, no? Abbiamo dato 30 milioni alle regioni, sì, le quali in febbraio, e le regioni dovevano utilizzare questi soldi e distribuirli ai centri antiviolenza. 10 regioni non li hanno ancora distribuiti. Il governo non può farci niente, perché non esiste uno strumento per cui il governo può intervenire alle regioni che lavorano male per farle lavorare meglio. Questo è il senso di sta roba. Questo è il senso di dire, regioni, voi avete le vostre competenze, fatele meglio che potete, però se voi non lo fate, noi
interveniamo come Stato, perché è un problema di eguaglianza, l'articolo 3 della Costituzione. Non è giusto che dei cittadini siano di serie B, eccetera. Prima cosa. Poi, se vince no, i 20 miliardi di squilibrio fiscale per il Veneto restano lì, non è che cambia niente. Il referendum che adesso faremo in febbraio, quando sarà in primavera, con Zaia, questo referendum, questa richiesta, perché lui ha fatto una richiesta, no, allo Stato, di fare una trattativa per l'autonomia, questa è la cosa. Questa richiesta poteva farla 15 anni fa, quando nel 2001 era stata approvata. Perché per 15 anni non l'ha fatto e perché l'ha fatta adesso? L'ha fatta adesso proprio sulla spinta di questa riforma che stiamo andando avanti a fare. Ma non è così. Ma sì che è così. Non è così, certo, perché il Consiglio del Veneto ha approvato due anni fa, il governo perché, ha impugnato, certo, le leggi dell'autonomia. E perché dopo la legge, ha impugnato la legge del Veneto sull'autonomia. Alla fine la Corte... E la Regione Veneto l'ha vinta, la Corte. La Corte Costituzionale ne ha vinta una su 6. E il governo non ci darà mai nulla. Allora, io personalmente ero favorevole di fare due referendum assieme, perché io sono favorevole a una maggiore autonomia del Veneto e sono stato fra gli autori dell'emendamento che permettono, in modo più preciso di come è scritto adesso in Costituzione, di ottenere un'autonomia differenziata, perché ripeto, questa riforma permette di controllare le regioni spendaccione e di dare più autonomia e più soldi alle regioni virtuose, e questo faremo. Ecco, l'altra cosa, e finisco, è la domanda che mi ha fatto invece sul discorso autoritario. Qua è molto semplice. Anche se restasse l'Italicum, che noi vogliamo cambiare in alcune parti, vuol dire che alla Camera ci saranno la lista che vince prende il 55% dei deputati, questa maggioranza non permetterà di eleggere gli organi di garanzia, perché un altro cambiamento importante che abbiamo messo qua dentro è che per eleggere il Presidente della Repubblica c'è bisogno del 60% di Camera e Senato insieme. Per poter fare eleggere il Presidente della Repubblica bisognerebbe che il Senato, perché i senatori sono 100 e la Camera 630, avesse l'80% il partito che vince fino alla fino Camera. Fino cosa sesta, che è praticamente non la settima. Dalla settima in poi è 60%. Sì, prima è tre quinti, poi diventa... Quindi, finisco. E lo stesso vale per i giudici della Corte Costituzionale. Anzi, una cosa ulteriore che abbiamo messa è che il Senato potrà eleggere due giudici della Corte. Sì. E siccome anche i giudici della Corte hanno bisogno del 60%, e siccome il Senato sarà eletto in modo proporzionale, vuol dire che i giudici della Corte, che saranno... Difatti io ho proposto a Luca Antonini, quando vincerà il sì, di candidarsi come giudice della Corte Costituzionale, perché potrà andare lì, perché dovrà essere eletto col concorso anche delle opposizioni, se no non sarà possibile eleggerlo. Quindi, quando si parla di autoritarismo, eccetera, si è smentiti proprio dai contrappesi che abbiamo inserito in Costituzione. Allora, prima di tornare da Leopoldo Montero, da Dal Giotto, da Bress, insomma, da tutti i nostri ospiti, e vedere anche i vostri sms, vediamo la seconda parte di una breve intervista che abbiamo fatto al Vice Ministro per l'Economia e la Finanza, Enrico Zanetti, oggi a Marghera. Vediamo. Il messaggio su CNEL è molto chiaro, potrebbe essere l'inizio di uno smantellamento, direi rottamazione dei carrozzoni, no? Cioè degli enti inutili. Beh, nell'istante in cui si ha la determinazione di smantellarne addirittura uno che ha l'ombrello di protezione della Costituzione, si capisce bene quanto sarà più semplice poi procedere nello smantellarne altri, per i quali è sufficiente una legge ordinaria. Ecco, c'è una grossa polemica sulla questione dell'elezione diretta dei consiglieri regionali e dei sindaci. Ancora non si sa come saranno eletti, no? Però il Premier ha detto che saranno eletti dai cittadini, e si ipotizza che quando uno vota alle regionali possa indicare il consigliere regionale che ritiene debba fare anche il senatore. Ma è così, la riforma per come è stata scritta, per volontà in questo caso soprattutto della cosiddetta minoranza Dem, lo consente, però io credo che sia opportuno per i cittadini mettersi un po' nell'ottica di immaginare l'istante in cui la riforma che noi proponiamo fosse già oggi il sistema in cui viviamo, perché qualcuno l'ha fatta 10 anni fa o 20 anni fa, cosa direbbero a una riforma che invece propone di portare allo stato attuale. Se fossimo già nella riforma, se la riforma fosse già attuale, ci fosse un governo che vi porta domenica a votare per riportare
il Senato a fare le stesse identiche cose della Camera. A quel punto aumentare da 100 a 315 i suoi componenti e pagarli laddove questi 100 invece non vengono pagati. Per togliere il tetto, che invece grazie alla nostra riforma ci sarà, sugli stipendi dei consiglieri regionali. Per introdurre il finanziamento pubblico ai gruppi consigliari regionali e del Senato che la nostra riforma toglie. Se si andasse a votare su una riforma, o meglio una controriforma di questo tipo, il no sarebbe il 99,9%. È importante essere consapevoli che quel no, questa domenica, è il sì. Dopo Dovotero. Avrei bisogno di 7 ore, ma non me le date, allora sarò sintetico. Purtroppo. Diceva una cosa, prima ascoltavo il senatore con interesse, perché praticamente ci ha detto che non cambia nulla, quindi anche questa sarebbe una riforma gattopardesca, tutto sommato, no? Che è molto all'italiana. Sulla sanità non sì, cambia nulla. Ma su altre cose, eccetera. A me pare, adesso io, cioè, non so se mi sbaglio, che vengono tolte competenze alle regioni, come si dice, virtuose. Non vengono toccate quelle spendaccione, perché la Sicilia non viene toccata, invece Veneto, Lombardia e altri vengono tolte delle competenze, si spera di recuperarle dopo restando buoni, però c'è la clausola di supremazia, che se l'avessimo detto in Germania o in Spagna tutti si sarebbero alzati e andati via, perché non ci pensa nessuno che la gestione del territorio sia centralizzata, assolutamente. E io credo che, ripeto, faccio l'appello al voto, dicono: pensate che invece di esserci quello che c'è scritto, no? Sia scritto: volete voi cittadini italiani essere presi per il... sì o no? Questo è, diciamo, questo il senso è, della... questo è il sintesi della domanda, perché si poteva fare molto meglio, e fare male non è che una cosa fatta male perché è fatta va bene, è fatta male, se fatta male. 30 secondi, esatto. Allora, scusate la voce. Non è detto che se non passa questa modifica costituzionale sia l'ultimo treno questo. Si può tranquillamente farne una meglio. Secondo, ne ha fatte 7-8, 6 ultimi 20 anni, so se sì, l'ha detto. In forma, sì. Cioè, voglio dire, sarcasmo e ironia, non qua. Secondo, il capobastone in Veneto di Renzi, che è quel signore grazie al quale io sono diventato... Un attimo, il sarcasmo e l'ironia non va, ma nemmeno le offese. Capobastone è un'offesa, stia... Il referente di Renzi in Veneto, va bene referente? Capobastone, tra virgolette, no, si usa, si legge. Capobastone ha un significato molto preciso. La Sicilia l'hai chiamata lei, tu in causa. Per lei. Perfetto, qua si devo del tu di solito. Allora, il referente in Veneto di Renzi è quel signore grazie al quale io sono diventato segretario politico del mio movimento, perché mi ha espulso, ha detto: se passa il sì, Unicredit fa l'aumento di capitale. Ma chi è il capo? Perché sono curioso. Un signore che abita a Verona, beh, informati, voglio dire, vivi a Venezia come vivo io, no? Allora, quel signore là ha detto che se vince il sì... Non avevo capito, sì. È un sindaco, è per il sì per forza, perché da sindaco, in qualità di sindaco, potrebbe dare Roma. Il sindaco di Verona ha detto: se vince il sì, Unicredit aumenta il capitale. È un messaggio positivo, secondo voi? Tosi, ricordiamo, un sostenitore del sì, no? Il leader, o c'è il grande capitale finanziario alle spalle del sì, JP Morgan, come è stato detto, non da me, Unicredit, come ho detto io. Sì, carissimo, ci sono tantissimi cittadini che si sì. sono... Io ho fatto una domanda. Stancati, ecco, utilizziamo una parola molto corretta. Di essere democratici. Dovremmo utilizzarne altre. Stancati di un sistema che nel corso di 70 anni di Repubblica ha dimostrato con evidenza tutte le sue inefficienze, una parte consistente anche di spese che produce, e quindi quello che dicevano, se vincerà 70 sì, anni fa saremo sarà liberi tanti noi in cittadini Veneto. Finalmente colgono questa opportunità che non sappiamo quando mai potrà ripresentarsi, perché è vero che qualsiasi prossima legislatura potrà tornare a riformare la Costituzione, ma sinceramente io non vedo tutta la coesione che voi potete immaginare tra le forze che sostengono il no in questo momento nel trovarsi insieme e scrivere una riforma costituzionale diversa, perché che cosa c'entrano Movimento 5 Stelle e Lega Nord? Cosa io non sono Lega Nord. Cosa c'entrano Cosa Pound piuttosto che Forza Italia? CGL. Sono forze del tutto e CGL, sono forze del tutto eterogenee che evidentemente non avranno mai i numeri e la forza per proporre un'altra riforma. Per cui credo che l'occasione che abbiamo questa domenica sia di fatto irripetibile, nel senso che per formarsi una nuova maggioranza così ampia con la forza di proporre un'altra riforma dovranno passare forse decenni. Bastava applicare dal 46 questo, quello che
scritto sulle autonomie. Detto questo, io credo che i cittadini che ci stanno seguendo sono, è stato fatto. Sono molto convinti sul fatto che, certo, si debba superare il bicameralismo, perché tutti i partiti l'hanno sempre detto, ridurre gli sprechi, tagliare i compensi ai consiglieri regionali. Sulla questione dell'autonomia c'è ancora bisogno di fare chiarezza, perché purtroppo da parte del fronte del no si sta facendo un po' di terrorismo su questo tema. Di fatto viene a cambiare la, l'approccio che si ha rispetto a questo tema. Se fino adesso si voleva semplicemente definire quali materie fossero di competenza regionale e quali altre materie invece dello Stato, con alcune materie concorrenti, oggi cosa si decide? Di vedere quello che ha fatto la Corte Costituzionale fino adesso, cioè che ha detto così com'è il sistema non funziona e ha già definito che alcune cose doveva fare lo Stato e altre cose le doveva fare le regioni. Quindi questa riforma non fa altro che ratificare quello che i giudici hanno già deciso. Quindi non c'è niente di straordinario. È la Corte Costituzionale che chiede al legislatore di fare questo. Dopodiché, invece che definire tutto per materie, si parla di interesse. Quindi anche con una sovrapposizione delle materie, se una questione è di interesse locale, a decidere sarà a livello locale. E quindi ho sentito dire anche da parte degli esponenti del no, soprattutto del Movimento 5 Stelle, che lo Stato ci imporrà gli inceneritori nelle città. Questa è una bufala incredibile, perché evidentemente è una questione di interesse locale e sarà il livello locale a dover decidere. Semplicemente quando c'è una questione che è di interesse nazionale, come può essere per esempio una grande infrastruttura, è evidente che ci sarà una compartecipazione dello Stato che potrà avere una supremazia rispetto agli altri livelli nel decidere una cosa che non interessa solo quel luogo specifico, ma tutta la nazione. Vengono risolte, sono brevissimo, cose assurde, per esempio il fatto che nel momento in cui io faccio il patentino per guidare il muletto in Veneto, non posso guidarlo nelle altre regioni perché ci sono dei requisiti diversi. Se apro un bed and breakfast perché faccio la colazione in Veneto, magari non posso aprire in Lombardia perché devo fare anche il pranzo, sono cose allora, assurde. Abbiamo solo 3 minuti, non facciamo sondaggi pronostici perché abbiamo visto che non conviene. Però diciamo che ci sarà, secondo voi, è sul filo di lana questa cosa, questa partita, o ci potrà essere un divario, diciamo? Io sono convinto che il no vinca, che vinca bene il Veneto, perché il messaggio che loro anche questa sera ha fatto fatica a spiegare, ma è uno dei punti cardini: centralismo contro federalismo. Ci siamo dimenticati di dire che in Costituzione ci ha messo anche i vincoli dell'ordinamento dell'Unione Europea. Quando c'è tutta l'Europa che sta cambiando, noi lo mettiamo in Europa. Da un lato, no, c'è scritto l'articolo 117, cui l'unico dubbio che ho riguarda i voti degli italiani all'estero, che è un paese normale, sono cose inaudite di quello che è successo sui voti, sulle schede elettorali, la pubblicità di Renzi inviati insieme all'estero. Quello è l'unico grandissimo dubbio che c'è. Dopodiché, da un lato c'è il PD con le grandi banche, con la Merkel, con le lobby, e dall'altra c'è il popolo, e penso che come la Brexit, come Trump, anche qui il popolo vincerà. Come ecco, dalla Zuana, scusate, sull'affluenza, no? Gli italiani all'estero 40%, quindi un dato molto alto. Ci sarà un grosso flusso alle urne? Se devo giudicare ma penso che sia un'esperienza di tutti, dalla partecipazione dei cittadini alle iniziative su queste cose, dovrebbe andare a votare tanta gente. Io mi auguro che vadano tanti a votare, perché è giusto, perché è importante. Devo dire sugli italiani all'estero, fatemi dire una parola, io ho visto prima in televisione, prima di venire qui, l'intervista a Salvini su queste cose, e sono rimasto male, perché per la prima volta vedo un politico nazionale importante che ha insultato gli italiani all'estero. Ha detto: io voglio essere eletto dagli italiani in Italia e gli italiani all'estero non me ne frega niente. Io credo che sia una cosa, poi detto dalla Lega, che ha fatto proprio della sua cosa importante la veneticità, eccetera, con i veneti che hanno avuto metà della popolazione che è emigrata, mi pare proprio un messaggio bruttissimo. Io mi auguro che arrivino smentite su questo, perché insomma non è una bella cosa. Era bello, allora anche Grillo, come Berlusconi, ha detto: se perde Renzi deve andare a casa, no? Beh, ma andrà a casa per forza. Andrà a casa per forza, a meno che il 5 magicamente non arrivi la letterina dell'Europa che ci riporta nella realtà, e allora con la solita scusa che purtroppo l'Europa ci chiederà di fare dei sacrifici, dirà: scusate, ho scherzato, i soldi che ho promesso adesso facilmente in campagna elettorale facendo debiti non esistono e dobbiamo fare i conti con la realtà. Io ripeto, il problema dell'Italia non è la Costituzione, è la governabilità, e la governabilità
cambiando 47 articoli, se la volevano, dovevano mettere il vincolo di mandato. Il vincolo di mandato che tutti i cittadini vorrebbero non c'è. Allora, siamo proprio al limite perché abbiamo problemi proprio per la pubblicità elettorale. È possibile che Mattarella il 5 dicembre reincarichi Renzi? O comunque se sale al Quirinale Renzi? Non c'è problema perché vinciamo. Non c'è problema perché vinciamo, dove dice Pellicani. Ha risposto per lei, Pietro Boni. Abbiamo proprio 30 secondi. Se io non credo che Renzi dia le dimissioni, Renzi ha un mandato che ha la sua naturale scadenza fra 2 anni. E una sconfitta al referendum non tocca il ruolo del governo, perché l'Italia ha bisogno di un governo che lavori. Ecco, se ogni 2 anni dobbiamo ricominciare da capo, non lamentiamoci se poi altre nazioni decidono sopra la nostra testa. Dai cittadini un governo ogni tanto. Allora, è eletto dai cittadini. No, Renzi no. Lasci perdere Renzi. Dobbiamo chiudere. Scusate, vi ricordo allora, domani silenzio elettorale, la giornata del silenzio, prima del voto, domenica dalle 7 alle 23. Noi saremo qui con uno speciale focus domenica sera dalle 21.30 in poi, quindi vedremo dopo la chiusura delle urne come sono andate le cose fino a notte fonda. Lunedì di nuovo uno speciale focus con commenti e reazioni alle 21 come sempre. Grazie a tutti, grazie davvero e ci vediamo domenica sera. Arrivederci.